Ragazzi, eccoci veramente con la terza parte di Toho Lunar Nights. Come dicevo prima, questa è la parte seria dove si mena, perché la precedente eravamo distrutti, devastati, e si è praticamente livellato. Ci siamo presentati davanti alla stanza del boss, per cui adesso è un discorso un pochino più serio e impegnato. E possiamo partire. No, mancata. Ruotare come le nostre gambe spezzino le bolle allegramente. Level up 14? What? Come mai così facilmente? Questi danno gemme blu. Fai così. Oh, è bello giocarti da non stanchi, eh. Ragazzi, è incredibile, ma ultimamente proprio non mi sta riuscendo di organizzarmi in un discorso di streamare, diciamo, anche pomeriggio. Perché cose sono tante da fare e domani inizio il corso di videomaking, e per cui, ecco, mi porta avanti il nostro canale, ma c'è anche il momento di riqualificarsi un po' per quanto riguarda queste skills, per cui, ecco, il discorso è che sicuramente per un mesetto e mezzo da adesso stream pomeriggio saranno cosa tosta. Siamo quasi per fare il 15. Qui tutto. Dobbiamo tornare di là. Curiamo. Vengono devastati da questa cosa. Abbiamo altre skill? Ah, Tosen Dagger costa 40 e c'è in suo 15. 40 è veramente troppo, ragazzi. No, eh? Eccoci. Ok.
buggato tutto, scusate. Ecco coltelli, vai con le lame, vai con le lame, spuglia, vai. E non c'è tempo per fermare il tempo. Aspetta, no, se usciamo di là riappaiono sti cosi grossi. I Frankenstein. Times. Per fare 15, eh? Ah, fregato. Ah, coglione. Vai così. Ottimo. Secondo me in realtà in massimo potremmo aumentare i coltellini. Buonasera. Salve, salve. Come va? No, sono appesantito dall'acqua. Io volevo streamare pomeriggio. E sono finito per farlo adesso. Però consideriamolo quasi pomeriggio. Tutto ok? Bene, 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 bene.
Siamo qui con Toho, c'è la best maid Sakuya che sta andando a menare Resident Sleeper. Le media. Dottor Zhang è addormentato. Il mio personaggio. Cazzo. Vediamo chi c'è più avanti, perché io non so veramente si asterisco che PG andiamo a incontrare questo gioco, Io spero almeno tutti quelli del cast del 6, insomma, ecco, quindi rimane Pacciuli, la protagonista Remu, Emilia e Flandre. E Flandre, se fosse boss finale segreto, come sull'originale, sarebbe fighissimo. Il tuo PG chi è? Il mio PG? Ah, dice Ellie. Io se ti dovessi dire un preferito... Se ti dovessi dire un preferito Toho, XP. Direi. È impossibile. Sono tutte belle. E ti dico, vabbè, Sakuya è la mia preferita, poi dopo 5 minuti ti dico... che ne so. Raisen. No, Pacciuli. non seguo Toho. Male. Male. Male, fratello. Stiamo per livellare, Adesso tra poco Pacciuli, però fatemi fare il livellino, perché mi sto cacando sotto, dico. Okay, anche se i miei top cosplay sarebbero Vanellope e Ruby. Ovviamente. Ruby top. Io di cosplay ho portato Kaito, versione... Ti lasciamo concentrare. Versione, come si dice? Capostazione, col kimono, bellissimo. E dopodiché Subaru di Re:Zero. Pure la tua Nezuko è carina. Pure la tua Nezuko è carina. Ah, hai fatto anche Nezuko? Guardate, tanto c'è poco da concentrare, tanto livello, basta che non muoio, insomma, che non perdo dati. Grazie chiocciola DR trattino basso Zan trattino basso. Io farei cosplay della casa di carta venissi ad una fiera. Ma ci sta. È un pochino spammato quelle fiere, cioè ce l'hanno un po' tutti, come tipo le maschere cyberpunk o i PG di League of Legends. Secondo me, questa è la mia opinione. Però comunque è sempre figo. Sai che Nelly conosco i personaggi che hai fatto. Mi farai vedere. Oh cazzo. Dead. Dicevamo. Sai che non li conosco i personaggi che hai fatto? Of course. Non provo. Faccio la DR trattino basso Zang trattino basso è un'idea. E ci sta, Sai com'è figo a casa di carta? Di andarci in massa. Qualcosa avevo visto, mi sembra. Grupponi. Vado a cena. Torno dopo. Va bene, ci vediamo dopo. Buona cena. Ciao ciao. Buona cena. Buona cena. Ok. Non so quanta expo ho fatto, però... Dai, proviamo a rischiarla. Abbiamo più di metà vita, dai. È cattivo, questo gioco. Se muori, perdi tutto. Vai così. I gioielli! Poi più coltelli. Le lame. Oddio. Piccolo momento rischio, raga. Sto morendo.
Are you sure about that? Oddio, qualche comando abbiamo fatto. Se morissi adesso sarebbe veramente ironico. Non si sale, raga, che succede? Ah! Aia! Io vorrei sicuramente alzare gli MP e le daghe tirate nel tempo, queste due cose. Questo è sicuro proprio. Secondo me è time. Tanto. Io adesso volessi fare il marcatore. Mi dà errore. Faccio questo. Niente. Tocca impostare. Oddio. Stavo entrando dal boss. Niente level up? Clamoroso. Cercati questi coltellacci in faccia. E io? Level up! E quindi ci fu. Livellare cosa comporta? Che vale? Attacco, difesa? Mappa del gioco 45% già, eh? Anche 24 sono pochi. Sono più nice. Ok, raga. It's boss time! Let's go! Proviamo? Dai, proviamo. Oh oh. Takuya, sei venuta prima di quanto pensassi. Come pensavo, Pacioli è qua. Come va? Ti stai divertendo? Suppongo. Pacioli, hai creato questo mondo? È stata la solita richiesta di Remy. Se non esiste, facciamolo. Buono. Il rosso e il bianco, la Shrine Maiden in rosso e in bianco si arrabbia ogni volta che facciamo qualcosa che insocchio. Quindi abbiamo creato uno spazio separato. Suppongo che c'è stata troppa pace, quindi Remy aveva bisogno di un po' di divertimento. Se l'avessi detto dall'inizio, avrei giocato anch'io. Non è divertente, te lo dico. L'elemento di sorpresa è quello che rende tutto quanto eccitante. Forse è vero, ma ho dei piani anch'io. L'egoismo di Remilia esplode sempre all'improvviso. Hai ragione. In ogni caso siamo qua, perché
perché non ci divertiamo un po'? Non mi spiace, però la tua salute è ok? Non ti preoccupare di questo. Oggi è un buon giorno. Non ho le mie cose. Ti mostrerò un po' di una parte dei miei veri poteri magici. Oh cazzo. Oh cazzo. Lock Duck Girl. La ragazza segregata. Succede? Oh cazzo. Ai. Fai così? Ben fatto! Che dici di questo? No, no, non, dico, non ne dico niente! Che succede? Oh! Vai così, vai così, vai così, vai così. Aggressivi. Oh! Il mio asma. Quando meno mi serve. Sconfitta primo try? Mi spiace, senza pensare, sono andata tutta forza. Scusare, è stato divertente. Sono sorpresa che tu potessi usare i tuoi poteri, però. Dovevamo averli sigillati. Hai distrutto il sigillo con la forza? Questo è grazie a un gadget dato da un amante di gadget, appunto. Il Kappanitori. Personalmente non mi piace dipendere da dei momenti, però... Remy ha lasciato disponibile un personaggio piuttosto utile per te. No, non è questo. La mia intuizione era giusta. Avevo un brutto presentimento, quindi l'ho fatto piovere. Ma per usare i gadget è piuttosto sveglia, eh? Signorina Pacciuli? Oh, niente, niente. In ogni caso hai vinto, quindi puoi andare avanti. Riuscirò a vedere la signorina Remedia presto? Sì, ti sta aspettando alla Clock Tower, poco dopo qua. Visto che stiamo parlando di Remy, non vedrà l'ora di giocare con te. Dopo Miss Pacciuli non posso far aspettare, signorina padroncina. Signorina Pacciuli, per favore vai a casa e riposati. Sì,
Tornerò alla Scarlet Devil Mansion nella realtà prima. Come pensavo, è stata Pacciuli. Rina Pacciuli che ha creato. La prossima era Emilia. Devo sbrigarmi e andare da Emilia. Scappare da questo mondo il prima possibile. Yo! We did it. Direi che forse è il caso che andiamo a curarci. Via Chiave il boss. verde. Boss disintegrato al primo try. Appena battuta. Era Pacciuli, come pensavamo. È valsa la pena fare quei due livellini. Non so come ho fatto, però li ho farmati piuttosto fast. E quindi si va da Remedia. Porta verde. Porta verde, non lo segna qua nella mappa. Vabbè. Siamo quasi al 16. Vabbè, comunque la funzionalità di fermare il tempo è top. Veramente figo. Però voglio più pugnali da lanciare. Pronti. Com'è? Mi è andato bene? Io non so nemmeno ancora cosa finirò. Prossima ricetta che volevo provare, con l'aiuto di un amico però veramente bravo, sono i takoyaki, però senza il polpo dentro. Con Sì, spiegami la questione del tempo. l'impasto quello degli hamburger dentro. Cioè, pastella fuori, hamburger dentro, salsa teriyaki sopra. Buoni. Maiala. Vorrei che mi piacesse il polpo, ma purtroppo. La questione del tempo è che Sakuya ha il potere di fermarlo, ma qui, in questo mondo separato, non può farlo, perché sono stati sigillati i suoi poteri. Ma usando un orologio che gli ha dato Nitori, può continuare a farlo. Io ho Tutto qua. mangiato pizza. Pizza! Mi fai venire voglia così però, eh? E ci sono un sacco di interazioni fighe. Ad esempio, se si ferma il tempo, l'acqua diventa solida. Ci puoi camminare sopra. Proprio come su Jojo, come diceva Teo, potevi tranquillamente vedere il personaggio che cammina sopra le gocce. Perché c'è questo punto che io non sapevo, che l'acqua viene considerata solida quando è ferma. Dio. Quindi il potere che abbiamo è Snail Mode, rallenti. Questo è il suo potere, perché il suo potere è sigillato, vedi? Lo fa lei, indicando, guarda quanto è bella. Finito lo Snail, può usare l'orologio proprio per fare uno stop. Tranne che a lei. E poi posizionare i coltelli, saltarti sopra per usarli come ponte, o posizionarli tutti attorno al nemico, togli il tempo e esplode. Bellissimo. Con la Snail Mode puoi attraversare l'acqua, effettivamente. Wow, li abbiamo devastati. Siamo già a metà vita? Ma perché danno legnate così forti? No? Aspetta. Vai. Arrivederci. Qui c'è un telefono per curarti praticamente.
E là c'è un portale. Se no, c'è una strada di qua, quella da dove siamo venuti, però vale la pena controllare. Ok. Proviamo a vedere un po'. Vai così. Siamo vivi con 2 HP. Well, that's very tough. Ok. Basta uno schiaffo, proprio per morire. Morto? No, sì. Non credo riesco a salvarmi in questa situazione. Niente, sì, tocca aspettare che torna a tempo. Suppongo sia sufficiente. Deciso. Ecco, facciamo di raccogliere qua. Siamo morti? No. Level up! Sì, ma level up non ti cura, cacchio. Molto bastardo questo. Aia. Che cattiva molto sega. Qui c'è un segreto per me. MP, uno degli upgrade più forti che si possa trovare. Ci basta purtroppo. Però ci si sputa mica, Siamo al 16 e abbiamo l'MP up. L'allenamento ha fatto. Guarda che arriva la motosega. Che merda. Bellissimo. Cos'è? La Clock Tower. Era qua allora. Pazzesco. Aveva una chiave. Va dalla miglia. Oh cazzo. E questo che cazzo è? Bello, forse è veramente bello. Mi piace un botto. Volevo fermare il tempo e ho lanciato la motosega. Che è successo? Ferma il tempo anche lui?
No, ma bellissimo. Sta un botto questa cosa. Qui c'è uno salto per salvare, spero. Sì. Possiamo morire. Però ci ricopriamo vita. Oh no, Dio da! Io, come si dice? Legittimo, meritevole marito di Takuya. Come mai hai fatto così? È il verso di Dio su Jojo, che ha il medesimo potere di Sakuya. Ferma il tempo. Jojo Memes. Memes per recuperare HP. Ah, dici quello. Guarda, c'è una cosa un po' brutta di questo gioco. Se tu salvi, non recuperi vita. Ma se muori, torni da lì e hai tutto. Pensavo non conoscevi il meme di Dio, infatti era bravissimo. Pure in Godan. Jojo is everywhere. Pure in Godan questa cosa? Così a caso. Secondo me è un po' una minchiata. Cioè, se tu metti il save dovresti mettere che... Ti dice che... puoi recuperare vita. Che hai uno di vita. Ah, ho capito cosa intendi. Arrivi dal boss, muori. Ti ammazzano subito e fa ricominci full vita. Esatto, muori e lo ricominci con full vita. Sì, sì, questa è una cosa che c'è in realtà in un sacco di giochi, stranamente. Cos'è? Oggetti con un'aura gialla si muovono al contrario quando fermi il tempo. Oh oh. Ok, ma in questo caso ti fa comodo questa cosa. Perché sennò sarebbe un po' un problema. Yo. Niente. Ok, mi sta piacendo un po' questo gioco. Magari piace solo a me, però. Estremamente positiva su Steam, comunque non è un voto che capita tutti i giorni in realtà, eh. Stiamo manipolando le trappole con l'utilizzo del tempo. Oggi CMQ visto Mulan e mi ha fatto abbastanza annoiare. E? Sono tutti fissati, no? A buon titolo, però può stare, magari picchiato un po' male alla fine. Aspettare che torni in tempo. MP mi sta quindi? Prendendo molto questo gioco. Sì? Ah, sono contento. È veramente figo, eh. Ho paura di vedere Remilia. Che tra l'altro non credo manchi molto, eh. La fata col cannone, praticamente. Fermiamo il tempo. Possiamo fermare il colpo di cannone in aria. Ora l'ho preso sulla faccia, però. Viola cosa vuol dire? Viola è immune al time stop. Va avanti anche se fermi il tempo. Ok, qui sono due stanze. Una va verso il boss, una al save, sicuro. Ecco, qui c'è la macchinetta.
cura. È sospetto però. Cosa? Cosa? Questa è una trollata incredibile. È un muro invisibile che ha un secchio dentro. Serio? Ma che trollata è? Ma ricarica sempre un tot la macchinetta. La macchinetta ricarica tutto. E vediamo Sakuya buttare la lattina per terra. È bellissima sta cosa. Glittering time. Io inquino, e tu? È una ricarica full, quindi puoi abusare di questa cosa, no? Uccidi i nemici sulle stanze vicine, torni, ti curi. Però siamo al 16 e mezzo con livello, penso che basti. Comunque davvero le animazioni dei personaggi sono bellissime. Guarda quanto per essere in 2D Sakuya quanto è guida. Quando si abbassa quindi. Bella bella bella. Sakuya ha un racing kit da montare comunque, e tutti i pezzi. Sarà un casino. Casino. Ok. Fantasma formaggino? E questo? Proviamo a fermare il tempo. E muore. Vai così. Pronti. Sinistra verso qua. Telefono. Tutto di posto davvero stavolta. Però sono troppo curioso di vedere cosa c'è sotto. Al massimo tanto mi faccio uccidere. Fatemi bellamente. Oh, siamo stati time stoppati. Se usi bene i poteri di Sakuya, veramente sei fortissimo in questo gioco. Devasti i tuoi nemici, brutalmente. Vai così. Disintegrato. Ah, la scatola. È un power up che ancora non abbiamo. Non si può procedere. Ma immaginavo che toccava andare di là. Vabbè, abbiamo fatto exp, dai. Ci serve il time stop per salire qua sopra. Il coniglio se va in combo con altri nemici, Fuck. Ok, siamo qua e niente. Non c'è tempo! Andiamo! No, sono caduto! Non l'ha già messo! Aia! Dovremmo essere tornati alla macchinetta. C'è ancora un pezzino da fare.
Oh, rischio, eh. Battelli. Dov'era la macchinetta? Sotto. Ah, ma la macchina. Ah, non ho niente. Posto, di qua. Save e suicidio. È un po' doloroso vedere cadere a terra la graziosa buia. Però. E che torna? Metroid? Cazzo sono Metroid. Oddio, ritorna, no? Aiuto. C'è un ponte qui che si riforma se fermiamo il tempo. Simpatico, Remiglia, simpatico. Quindi da qui non posso salire. Mentre non uso i coltelli. Aio. Ah, abbiamo anche il glide qua. Doppio salto. Dove usa i coltelli come propulsore. E doppio salto e glide. Quindi adesso anche adesso potremmo usarlo un glide effettivamente. Okay. No! Ho fatto danno. Fatto danno. Pronto tutto. No, questo, dai. Andiamo. Oh, sì. Fatta. No. Ho dimenticato che il ponte cade. Mannaggia me. E ora tocca stare molto molto attento. Più duro. Oh panda, salve. Super duro. Camminare fortissimo qua perché. Oh no. Caduto. Ma se io andassi sopra questi pezzi. Oh bene te. Bene. Ah, però sei stato un mostro a finire persona 3 in 3 giorni, avevi detto. Si vive. Tu non sai che tentazione di prenderlo anche per me. Però cioè, tra poco devo iniziare il ring, come faccio? 30 ore in 3 giorni XD. Chiocciola DR trattino basso Zang trattino basso Elden Wing. Elden Wing. Scusa, mi correggo, Elden Wing, giusto? Lei è potentissimo, 10 ore e 3 giorni di fila, veramente una forza inaudita. Devo imparare, basta. Dai. Io ero devastato 8 ore di live. Poi ho cambiato tipo 20 giochi. Io lo feci ai tempi di Death Stranding 2 giorni. Ma le motoseghe XD. Death Stranding 2 giorni mi sembra anche quello impattibile che porti i pacchi e tutto. Le motoseghe sono bellissime, totalmente a caso. Tiro una motosega in faccia alla gente. E fa malissimo.
Vai, 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 vai. Ok, questo non crolla, no? No, ok. Qui c'è una debole alle motoseghe, eccole. Comunque ho detto, il fattore time stop di questo gioco è male. Cosa faccio in tempo? Paura! Sì. Ok. Ho paura che crolli qualcosa adesso. Aiuto. Oddio, e ora? No, no! 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 Fa il culo! È stronzo sto gioco, è veramente stronzo. Ok. Basta, ora serie. Serve il tempo caricato al massimo. Vado. E ora? Fatemi vedere la mappa. Devo farlo crollare volutamente. Oddio. Ora? Siete pazzi? Siete pazzi? Totalmente. Capisco. Cosa devo fare? Succede qualcosa. Uno. C'è qualcosa? Aspetta. Fatessi così. Pugnale. E vado. No, su. Di sopra non mi ci fa andare però. Dice che devo andare a destra. No! Oh! A destra c'è un muro. Sto aspettando che si copri il tempo. No! No! Fuck. Cerchiamo di capirlo da sotto. Capisce? Da sotto? No. Non capisce un cazzo. Io so solo che questo ponte, quando usi il time stop, torna su. È un ponte inverso. Ripara col tempo fermo. Ma. Ah. Oh. Ora si muore, eh? Questo pezzo è veramente hardcore comunque. Questi nemici che tornano e non ti danno il tempo di fare un cacchio. Ok. No! Ho preso uno schiaffo non indifferente, mi avranno tolto tipo 20% di vita. Chi era fa una live con le atrate in cui i follow le scrivono pick up lines? Chi era fa una live con art rate in cui... Ma art rate con cose romantiche? Carino! Questo, ecco, questa è l'idea bellina. Art rate è sempre stato messo con gli horror, insomma, nel mondo e mondo. La cosa più scontata, no? Voi ragazzi siete fan del genere horror? Perché io voglio portarla almeno una volta a settimana. Eh?
No. Niente, non ce la si può fare. Oh. Ma c'è un HP off là. Cazzo, non lo prendo? C'è la casella. A questo punto andiamo a salvare. Telefono, sì, casella postale. Ok, ora possiamo morire. Cacchio, abbiamo fatto il livello. Ho preso un HP up. Let's die. Eccolo, no, non ce la faccio. Voglio morire. Morire. Ah, poi c'è una citazione comunque a Castlevania in questo gioco. Bella grossa. La vedete questa barra in alto a destra? È la barra pronta del boss. È una cosa, è una feature che aveva il primo Castlevania. Cioè era già pronta lì, perché si vede che con le limitazioni tecniche del tempo non potevano far poppare un cambio dell'interfaccia, ma solo apparire la barra. O comunque insomma conveniva in questo modo per qualche motivo di limitazioni tecniche. E c'era la barra del boss anche se il boss non era presente. Ricordo benissimo questa cosa. No! Ragazzi, ho scordato come si salta. Allora, mi idrato mentre il tempo comunamente se ne torna da noi. Tempo tornato? Bene. Allora, time stop. Ponte torna su, grazie. Grazie, grazie, grazie. Adesso. CM qui, mi sono dimenticato come si salva. Tota. Ti hai dimenticato come si salva? Salta asterisco. Ah, deve saltare. Ti giuro, ho saltato e non. Non sono riuscito a farlo da nessuna parte. Provo, Io non so cosa succede adesso, No! Ho capito! Oddio! Ce l'ho fatta! L'importante è non dimenticarsi come si respira. Allora, ditemi che l'avete visto la clip dove su Family Guy, Griffin, il protagonista si scorda come sedersi. Cercatelo, per favore. Bellissimo. Cos'è? Sì. Quanto è bella. Blue Knife. Puoi adesso distruggere le scatole di legno. Wow. Bellissimo. Guarda belli i nostri pugnali adesso. Immagino facciano anche più danno? No? Ho visto una clip oggi dove fermano i probabili terroristi con un test del colore della pelle. Ma... no! Sempre dei Griffin, dici? Forse ho capito qual è. Anele. No. Andiamo a distanze da questi razzisti. Degli sti fantasmini.
Bellini, infatti. Soprattutto mi piacciono perché non sono troppo pericolosi. Non c'è tempo. Guardate, per me l'ideale è veramente che un gioco finisca in 2-3 serate. Comunque, per me questo è veramente comodo, perché vai a provare qualcosa di nuovo, insomma. Sta, secondo me. Scatola rotta! Possiamo rompere le scatole alla gente, praticamente. Come Crash Bandicoot. Ai! Ah, io penso abbiamo un sacco di soldi, se vendiamo... MP up, il mio power up del gioco. Certo. Vita, meh. Tempo, meh. MP? Cazzo, sì. Altro segreto, attenzione. Ma è uno shortcut praticamente. O no? Oddio, qui mi interessa questo posto, eh. Potrebbe portare qualcosa di veramente grosso. Sì. Sì, cazzo, sì. Un potere? Shield dagger. Fai un dagger roteante intorno a te. Elu. Spell segreta praticamente, perché sta dietro un muro segreto. H, spell segreta. Dai, levatevi dalle palle e fateci arrivare dalle miglia, per favore. Level up, raga. Cosa cacchio è salito? Attacco? Sì, sì, attacco e difesa, credo. Io i muri comunque li tartavetro tutti, nella ricerca di... Oh oh! Chi è che va dallo shop adesso? E diventa gigante? Ragazzi, solo un secondo, devo aprire il riscaldamento. Arrivo. Adesso che non c'è, che famo? CMQIP di solo levelings grevissimo. Piani per la conquista del canale. Eccoci, raga. Questo è un momento in cui lo stream deck torna proprio utile. Oh. Let's go. Stavamo andando a shoppare. Comunque io mi piacerebbe vedere se bisogna di morire a sinistra. Uno è tornato, scappiamo. Più a destra. Piani per la conquista del canale? In che senso? Per migliorarlo? È tornato, scappiamo! Senti, amici! Di nuovo! Ah, io, una cosa che sbaglio sempre, scordo, perché arrivo sempre esausto, alla fine delle mie live, di raidare. Oh, mi spiace, adesso metterò un post-it. Prima o poi ce la farò, eh.
Tanto io funziono tutto ad abitudini. Quindi quando diventa un'abitudine. Ma sì, con calma. Lo so, però comunque no, è una cosa che fa piacere, è carina. E butti via una chance, no? Di interscambio, diciamo. Quando metti ricompense così si fanno pure le monete coi raid. Giusto, giusto, giusto. Devo mettermi giù un giorno con calma. Vai. Coltelli. Chiama negozio. Sì, uno. Due. E cura vita. Quanti coltelli abbiamo adesso? 24. Non l'abbiamo comprato in realtà, eh? 27, eccoci. Possiamo comprarne un altro? Quasi quasi. E il prossimo è time. Cura vita l'abbiamo presa, no? Fatemi controllare. Chiama negozio due volte. Health recovery, uno. Sì. No, abbiamo tutto. Abbiamo 30 coltelli che possiamo piazzare attorno al nemico durante il time stop. Quindi... queste cose servono. IP di solo leveling in cui lui uccide un gruppo di umani fra grevissimo. Ah sì, mi ricordo. Queste cosa servono? Cosa? Le gemme? Le gemme si vendono per soldi. E niente, dopo che soldi prendi cura vita, chiama negozio e power up anche fissi. Soldi Mahmood. Soldi Mahmood. Ah, lo shield, ah, okay, che ci facciamo fa danno. Ehm, i coltelli significa quanti ne puoi lanciare da tempo fermo. E parti tipo con 20. Credo 20 o 18, 17. Comunque 30 ne abbiamo adesso. E il tempo possiamo fermarlo per 115 unità. 115 penso siano 10 secondi. Oh. Poco più di 10 secondi. I think. Chiocciola Laili 97, sei tipo una bambina che fa domande, ogni cosa vede XD. Oh vabbè, mi è piaciuto il gioco, dai. A me fa piacerissimo questa interazione. Ma dai mo. XD, sono curiosa. Mi ha preso bene. Ci sta. Io per esempio Canon qualche volta... non scriveva perché aveva paura di dire cose scontate. Io ho detto guarda, chiedi tutto quello che vuoi. Non è mai male commentare. Mi fa sempre piacere. E ogni commento per me è un piccolo complimento praticamente. E ho piacerissimo di rispondere e di reagire. Quindi qualsiasi cosa vi incuriosisce chiedete pure. Anche sottoscritto, insomma. It's no problem. Io non mi ricordo da dove vengo. Sorry. Oh, andiamo qua. Ah sì, era qua, era qua. Mezzo. Oh. Altro cannone qua dietro. Voglio vedere quanti coltelli riesco a mettere. Aiala. Sono tantissimi. Abbiamo preso una cannonata però stavolta. Una volta sì.
Vabbè, non vendevamo da metà gioco, ci sta che prendevamo tutti questi power up. Comunque per me, per capire i muri segreti, tocca vedere se strabordano all'esterno della mappa. Perché qui a destra, per esempio, adesso c'è un altro, un'altra stanza da visitare, no? Quindi sicuramente non c'è stanza segreta. Ragazzi, boss! Io non capisco il senso di questi secchi. Poi li mettono sui posti più pratici. Boss, dai! No, oddio. Era Emilia? Oh, cazzo. Ah, ah, ah. È arrivata presto, Sakuya. Oddio, quanto è bella! Padroncina. Se dovete infastidirmi, fatelo quando ho del tempo libero. Mm? Una menita del tempo libero? Ecco perché volevo che tu mi rimandassi indietro. Non ho finito di pulire la villa, fare la lavanderia e fare le compere. Non ti posso andare via così far andare via così facilmente. Ti sfido, Sakuya. Ti affogherò nel tuo sangue. Che cazzo? Oh merda. Oh cazzo adesso. Ti ha preso? No. Oddio. Vai, ora. Non facciamo niente. Cazzo. No, vabbè, è sbagliata. Aia. Se non fermi il tempo su quell'attacco, vieni obliterato. Ok, bel danno che abbiamo fatto. Oh! Abbiamo preso una sassata immensa. Non credo ci si fa, raga. Penso proprio. Penso proprio. No, no. Non si batte. Non ci sta, eh. Vabbè, l'abbiamo capita un pochettino come funziona. È stato divertente. Ma questo è dove il vero divertimento inizia. Ah, lo stava facendo sul serio, vero? Oh cazzo. Ma tu scherzi. Sono a livello 17 e mezzo. Un altro livellino aiuterà in qualche modo. Un po' preoccupato di cosa. Forza. Io spero di sia flante. Facciamo un livello. Forza. Oh. Magic point now.
ci potrebbe essere una stanza segreta? No. Che buia, raga. Cannonata presa random. Forse c'è una cura. 50 HP quanti sono? Quasi metà vita. Secondo me si può fare. Quante gemme abbiamo? Un po' poche. Bello il portale comunque a gate giapponese, insomma, a tempi giapponesi. Aio! Ma sei stronzo? Secondo me lo shield dagger è veramente forte. Cannonata presa, non ci importa nulla. E salviamo. Proviamo. Siamo quasi a 18. Guarda se muore. Che amici c'erano da quest'altra parte? Il drago? Ottimo. Integrato. Anch'io però. Belle le sono comunque, veramente. Ok, se morissimo adesso dai cannoni sarebbe abbastanza umiliante, quindi cerchiamo di fare le cose per bene. Troll. Autosega. Ok, siamo quasi a 18, raga. Quanto sei, raga? Thank you.
Buono, molto buono. Siamo praticamente saliti. Basta la motosega per ucciderti? No, no. Ci siamo saliti però. Secondo me ora saliamo con questi. Se il tuo nemico sta sopra di te, con la motosega lo chiappi benissimo. Sta sotto è un po' un problema. Level up! E anche questa volta non abbiamo guardato che stat sale. Io non ho capito cosa cacchio sale. Proviamo a chiamare il negozio, vediamo quanto abbiamo guadagnato. Fail. Insomma. Altri recovery, un altro 3800. Ah, un altro shop lo prendo. Un altro recovery. Ok, ci si prova ancora, ragazzi. Dalla tosta, ma... I will try. Ma questo potevo evitare di subirlo. Ok. Credo che sia per ragazzi per aiutare. Lo tip. Ora fa lo sparo. Tosta tosta. Tosta 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 tosta.
dove ho preso danno. Brutto. Odio questo attacco. Ok. Anche questo. Anche questo, slealissimo. Madò. Provo a curarmi. Portale. No, vabbè. Io spero che gli lascia le cure. Perché sennò veramente. Immaginate se non ci salva le cure? Altre cose ce l'ha lasciato. Ok, 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 ok. È fattibile, fattibile. Con altre cover assicurato. Fattibilissimo. Però cazzo. Sento un po' di barare a usarlo. Secondo me un repull con lei va fatto per forza. Comunque. Vediamo, dai. Secondo me conviene arrivare dal drago. Facile il gioco, bravo. Fai così? E via, 4 draghi fatti. Questo è tutto brutto. Da parte del signor coniglio.
sbagliato, ho chiamato il negozio per sbaglio. Del tutto mentre il tempo è fermo, eh. Vuol dire. Gli entra un'altra. Una degli MP. Due cure delle MP ci starebbero, però. Preso. L'ho richiamato. Ce la faccio a cambiare potere? Oh. Volevo usare la motosega e invece chiamava al negozio perché conta come skin. metà livello fatto, raga. Abbiamo... tre cure, se non sbaglio. E il recovery no. Due cure e... due... MP. Non è male, questa cosa. Proviamoci, dai. Sarà tosta. Partiamo subito a tagliargli addosso. Ok, vedo che sto cominciando a capire un po' come funziona quello qua. Got this. Okay. We can do this. Come on. È malata, eh? È veramente malata. Sono avversaria. No, è devastante. Nettamente più forte degli altri boss.
Io ho recuperato HP, ma questa è l'ultima recupero di cui posso beneficiare. Ci ho preso, benissimo. Non è male. Per vincere in questo modo. Sono così fiero di te, Sakuya. Ma non c'è modo che io perda. Interazione? Perché l'avevamo lasciata poco? Si torna a farmare, ragazzi. È l'unica. Il livellino si può fare, dai. Fai così. Secondo me va farmato questo tantissimo. Corretto. Colta lì tutto il suo panca. Immaginate se muoio adesso. Sarebbe da ridere, eh? Fai così. Explosion. Bastardo. Per carità, prendiamo le monete. Au! Mi sono rompito un piccolo schiaffo però. Secondo me la rischio un po'. Gioco un po' col fuoco con questi draghi, in tutti i sensi.
Siamo quasi per sapere, raga. Guardiamo un po' le stat. Attacco 12.5, def 5.4, time and night sappiamo che salgono con i power up. Sì, infatti, sì, dai, lo rischiamo. Thanks. Potrai iniziare a vedere un pattern mio di... come si dice? Di inclinazione al rischio. Sono pazzo. Ma non so se è più o meno inconscia, Forse è più inconscia che conscia. Però mi butto sempre in situazioni di rischio. Poi dopo mi incazzo. Certo. Un po' di tensione. Ok. Safe, il nostro progresso è salvo. Livella per favore. Ora no. Sai cosa? Mi sa che... il coniglio qua da un bot dex. Vedi? Infatti siamo livellati. Io vorrei provare a vendere dopo aver sfidato questi qua nel ritorno. Allora, aspetta un attimo. Vai. Ok. Conviene fare un ultimo giro giusto per i soldi. Anche se questi ne danno poco, in realtà. Attacco 12.7, def 5.7. Aspettate, fatemi vedere su Steam cosa è cambiato. Le stat. Una Knights. Screenshot. Sì, salgono levissimamente le stat. Difesa da 5.4 a 5.7. Attacco da 12.5 a 12.7. Wow. Allora sì, Se fosse stato multiplayer sarebbe stato fantastico. Cazzo. È vero. Perché... ho sentito da poco di un gioco Metroidvania così, che altri tre giocatori possono arrivare e controllare i mostri e giocare con lui. Fantastico. Non vorrei che sia il gioco dai creatori di Palworld. Sei praticamente una streghetta che ha la corsa data dal suo cappello, tipo. Vabbè, comunque anche questo, se mi incuriosisce, basta scrivere tipo new game by developers of Palworld, lo trovo subito. Nome proprio non viene adesso. Dovrebbe essere quello che ti dà la possibilità di usare online su Metroidvania, che è una cosa non ho mai vista praticamente. Quindi hai detto una bella intuizione alla fine. Negozio. Andiamo a vendere. Non riusciamo a prendere un coso di vita. Al massimo di MP. Stavo meglio, raga. Grazie. Compriamo lo shop, perché se dopo per sbaglio ne usiamo uno non abbiamo più, Fuck. La vengo buia. Dai, provo.
Ah, in teoria adesso ci fa lievissimamente meno male e gli facciamo un pochino più male noi. Poi. Così facciamo tutto questo attacco. Scudo antiproiettile. Ok. Au. Ho preso una salsata che si poteva benissimo evitare, mi sa. Mi ha fatto male più pipistrelli. Non è qui. Dagger, vai. Mi ha preso. Come cazzo lo è questo contatto? La vengo molto meglio. Stiamo morendo, per colpa dei raggi, non riesco a evitare questi cazzi dei raggi. Non sappiamo come evitare quelli, abbiamo un problema. Vedendo se c'è qualche consiglio riguardo i laser.
Ok. Pare che sia tipo circa inevitabile. Aspetta. Da. Fuck. Quindi non dobbiamo prendere danno negli altri. Comunque, tipo, dovresti andare tipo al bordo. Possibile. Certo. Emilia, ti sto un pochino odiando questo. Rapido. Portiamo i pugnali. Ok, si può fare, ragazzi. Però questo schiaffetto potevo evitarlo, eh? Pistrelli inaspettatamente stronzi. Siamo andati bene, eh? Vabbè. Cure di vita? Dite? Quindi boss più difficili l'ho fatto comunque, eh. È malata veramente. Ma perché ho avuto danni? Aspetta. Dovrei poter evitare l'attacco così, forse.
Ah, ecco perché avevano parlato. L'avevamo portata, tra virgolette, alla curva finale. Ah, beh, un altro attacco, certo. Si torna a farmare? Un pochino sbilanciata, però, secondo me. Perché alla fine il Pacciuni l'ho fatta fuori la prima botta. Secondo me c'è un po' di... Francamente. Provo tutta e muoio, no? Potremmo andare a visitare i posti dove c'erano dei blocchi con le scatole. Dove cacchio stavano? Bella domanda, non mi ricordo assolutamente. Perché guardando la mappa sembra che ho esplorato tutto perfettamente. Tranne un punticino in realtà. Potremmo andare. Strada immensa. Ma se usassimo il tempio sarebbe fattibile. Proviamo a usare il tempio. No! Bellissimo lasciare la motosega ferma, stop in time. Possiamo chiapparlo? Se andassimo qua... Forse ti conviene di là. Sì, ci conviene qua in realtà, Raga. Segata. Oddio, sono tanto male però. Tocca salire su. Oh! Au! No, questi! Madonna, questi! Beh, è veramente strada. Vabbè, tutta XP. Poi immagino che riscendere sia facile. Okay.
possibile che era stato segreto qua. Da noi al fatto di raccogliere le pietrine, vorrei che fossero... perché devi andarci fisicamente solo. Oddio, il danno che fa questi affari. Minchia. Una. Vogliono subito, ma fanno un botto. Ti regalo anche la moto del tempo. Se qua immagino che li devastiamo totalmente. Sì. Però le loro pietrine le prenderò. No, rimandracole. Non lo fanno per un passo, ma ancora tantissimo poi. Ma drenato. Faccio così. Fatto gazzata. È giusta la strada, sì, è giusto. Bello come muoio i rilassante quasi così, no? È per la strada giusta, sì. Oh, sto morendo. E ora? Fatto buia, ragazzi. La segreta rivelata. Eravamo stati qua. Oddio. Gira, vero? No. Okay. Oddio, si può curare. Ok, bene. Allora, raga. State. Ok. Possiamo aprirlo. Il punto finale è la stanza segreta, perché il mastermind cattivo finale era Kirin in realtà. Io non vedo altri posti dove c'erano scatole, però so che c'erano alcune, ma non ho idea dove. Vorrei girare a caso e non ho nessunissima voglia, sinceramente. Niente, tocca tornare indietro. Praticamente, insomma.
questa stanza è un pochino di dopo, eh. Senti che è andata bene, dai. Da vedere comunque in realtà è bellino per essere un metroidvania. Ah già, sono questi merda lì. Guarda sto cazzo. Tempio. Faccio prima da qui a sinistra però. Salva. Che potrebbe essere una stanza segreta in realtà qua da queste parti, eh? Si va su di qua. Ah, però sta tutto di qua. Proviamo, dai. Tanto dobbiamo scappare. Oh no. Level up. Ok. Oh, rischio, eh? Basta cosa qua. Vabbè, ma era ovvio che c'era una stanza segreta. Ci siamo già stati? Non mi dire che siamo già stati, eh. No. Ma no. No, non eravamo stati. Dai. Io ci metterei una stanza segreta dentro una stanza segreta qua. No, 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 un cazzo. Però, cioè, perché un cazzo no. Effettivamente qualcosa l'abbiamo beccato, visto. Questa è la stanza che va al posto finale.
E lì c'è un'altra stanza sotto che non torna. Scusate, c'è un muro da rompere, raga. Lampadario, gli diciamo no. La madonna, la gente. Aspetta, questo è un buon farm in realtà, eh? Ok. Possiamo mettere gemme? Mi sa bene, eh? In realtà mi sa bene, perché abbiamo ucciso tanti nemici rapidamente, quindi abbiamo droppato tanto. E beh, è normale che c'era una strada, dai. C'era una scatola qua, ora mi ricordo. No, non c'era una scatola. C'era la strada proprio insuperabile sotto i coltelli su cui andavi sopra. Quindi, aspetta, usiamo i nostri tipo 30 coltelli. Quanti ne abbiamo? 33 HP up. Non si buttano. Ma soprattutto voglio vedere cosa c'è qua dentro. MP. HP più MP più coltelli più un livello fanno un bel incremento del nostro personaggio, eh. Non c'è un altro posto sospetto? Sì, veramente sì. Sarebbe un posto sospetto, Tempio, andiamo velocemente. Velocemente un parolone, tutte cose. Però mi sa, ci siamo curati, eh? Qua. Sto al posto, raga. Due attacchi, muore uno. Vedi che facciamo male effettivamente. Incremento il time effettivamente non sarebbe male comunque. Anche qui c'è una porta che non si apre. Ma sbaglio? Ma c'ero già stato, no, c'ero già stato. Ma c'è un segreto dentro il segreto per caso? Possibile questa cosa? No, però c'è la scatola da rompere. Con dentro i pugnali. Oh, due posti con le scatole bloccanti li abbiamo trovati effettivamente. Interessante questa cosa.
questo punto tanti altri posti non mi vengono in mente. Ce ne sarebbe uno atroce da raggiungere, però si raggiunge meglio in realtà da di là. Perché non basta, staremo per fare il 21, ma io voglio credere che adesso basti, insomma. Fare 3000, dai. Poi ci manca il posto finale. Venite avanti, merde! Ok. Ciao, raga. Io provo a chiamare il negozio. Ho una cosa giusta da fare. Vita. Due. Salvato questa modifica. Proviamo. Ragazzi, questa è la volta buona, dai. Lo sento. Vai con i pugnali. Fare, eh? We can do this. Oh, grattarmi, oh. Mi ha preso, ovvio, ovviamente. Super ovvio.
Lo direste, ma anche pipistrelli sono veramente stronzi, sai? Fanno grazie. Ok. Un po' malata, eh? Remilia. Nostra cara Remilia. Gente cattiva. Sta capendo cazzo! Ok. Vinto. Non ci posso credere. Si suppone che perdevamo, vero? Lore wise, diciamo. Defeat 3000. Vedo che sta bene in piedi, veramente, però. Oh, bene. Yeah. Oh, yes. L'ho fatta. Volevo veramente fare la dura e sconfiggerti all'ultimo secondo. Beh, in ogni caso, mi sono divertito un botto. Grazie per avermi invitato in questo parco giochi, padroncino. Takuya, come hai fatto a usare i tuoi poteri sigillati? Pachi ha fatto qualcosa? Grazie a questo dispositivo che ho avuto dal Kappanitori. L'hai creata per aiutarmi, no? Non essere assurda. Ho solo fatto il personaggio che salva i dati. Quindi, quella Nitori era il vero personaggio? La vera Nitori? Sono sicura che Pachi deve aver evocato pure lei senza avermelo detto. Della serie. Senza il dispositivo Ciaone. Esatto, esattamente. Cioè, per come l'ha progettato Remilia, non avevamo chance, perché non potevamo usare i poteri di Sakuya di fermare il tempo. Cioè, soltanto coltelli, basta. Incredibile. Nitori sentirà più tardi. Bene, torniamo indietro, padroncino. C'è ancora lavoro da fare. Oh, penso che hai ragione. Però è un peccato. Quando schioccherò le dita, tutto quanto tornerà com'era. Metti sul tè quando torniamo. Sì, padroncino. Allora c'è un boss segreto. Forse più di uno, perché c'erano due porte azzurre. Non siamo usciti, vero? Qualcosa non va? No, no. Dovremmo essere tornati alla vera Scarlet Devil Mansion, ma non possiamo tornare indietro? Questa sensazione che qualcuno abbia disturbato questo spazio
catapultato? Ma chi? Ah, non l'avete capito? Chi va là? Ho preso controllo di questo mondo mentre eravate occupati a giocare. Nessuno può andarsene finché non glielo permetto. È la nostra girl che gestisce i spazi chiusi. Che coraggio! Come osi prendere controllo del mio mondo? Tuo mondo, dici? Questo mondo è solo possibile grazie al mio potere. Postati, chiunque ci sia. Darò uno schiaffo per bene. Vuoi giocare con me? Vieni al trono. Configgimi e vi ridarò il controllo di questo mondo. Vediamo. Mistress, dov'è la sala del trono? È piano in cima a questo castello. Sakuya, puoi andare avanti? Penso che sia qualche altra area che devi controllare prima. Che dovrei controllare prima. Lascia fare me. Sistemerò il colpevole immediatamente. Per favore. Please do. Non posso credere che il mondo della padroncina sia stato preso sotto controllo di qualcun altro. Chi farebbe una cosa del genere? Cosa dovrei fare da ora in poi? Per adesso penso che dovrei tornare e andare verso la throne room. Chiave blu, qua dietro, quindi. Forza. Tori torna a rompere il bowls. Ma ho sfondato il muro. Ehi, ehi, stavo cercando, umana. Serve qualcosa? Ho un altro regalo per te. Guarda, è un ticket di negozio. Un altro? Vuoi farmi fare un sacco di shopping, eh? Shopping, beh, sì. È quello, ma il mio obiettivo principale è raccogliere gemme. Bene, bene, le tue adorate gemme. Prenderò questo ticket con piacere. Sei vicino alla fine, ma dovresti prendere il tuo tempo per vendere le gemme e preparare il tuo equipaggiamento. Sì, ci penserò. Buon proseguimento. Devo andare, buona serata. Yo, grazie di essere passata, è stato un piacere. E ci becchiamo alla prossima. Bye bye. Alla prossima. È venuta soltanto a portarci un ticket di Tori. Aia. Ma se muoio adesso cosa succede? Ecco. Fraghi ovunque. Ma qui ci dovrebbero dare un bot di exp, eh? Sì. Niente stanza segreta qua sicuramente. La chiave blu! Ottimo, una è qua. Assurdo. Thank you.
ultima vita, l'avete vista? Facciamoci uccidere. Questa è exp gozza questa. Mi danno un botto di exp, botto di soldi e muoiono facilmente alla fine. Una case, okay. Ah raga, qui ci potrebbe essere qualche segreto, eh? No. Fatti MP, andiamo. MP max 40, 140. Oh. Stata. Fai così. Bella. Facciamo uccidere. Buono, no? Vado direzione. Bella prova.
Ragazzi, facciamo 22 e penso possiamo staccare perché io devo mangiare. Semplicemente. Ho trovato un modo molto più facile per ucciderli. Oh. Io penso che gli MP si recuperino in percentuale. Per cui più ne hai, più recuperi bene. Comunque non c'era messo nemmeno mai un Metroidvania dove anche solo per l'attacco base tu consumi MP. Quindi potessi trovarti a non poter attaccare. Però ti dà la possibilità di attaccare comunque col time stop. Quante coltelli nel time stop, come avete notato, non contano gli MP. Però con quanti ne hai e basta. Vabbè, stiamo pure andando a una velocità pazzesca. Non si sale, attenzione. E si sale invece. E tanti di quelle gemme che veramente sono soldoni, mi sa, eh. Bella prova, ragazzi. Bella prova, davvero. Abbiamo fatto una bel gameplay e Remilia è stata veramente, veramente tosta. Se uno ci arriva che si è comprato un po' di cure, comunque è partita, secondo me. Cioè, dovresti recullarti la barra vita almeno una volta. Comunque in realtà mi sono usato solo una cura, eh. Health recovery 3 ne abbiamo. Ne abbiamo 4, sì, ne abbiamo usato solo una. Assurdamente. Pazzesco. Va bene. Ragazzi, ci becchiamo alla prossima parte di Luna Nights, dove penso andremo a finire il gioco. Quindi godiamocelo insieme. Alla prossima. Ciao ciao.